Siamo con Gianni Fasson, segretario di ANVU, che non è altro che l'Associazione Nazionale della Polizia Locale d'Italia. Per cui è un'associazione molto importante. Sì, è l'unica associazione nazionale che sovrintende tutta la Polizia Locale d'Italia e che nell'ambito delle attività ha un ufficio apposta per la sicurezza stradale che da molti anni organizza questi eventi in varie città d'Italia, in Veneto, e si chiama la campagna sulla sicurezza stradale Pensa alla vita e guida con la testa. Ecco, questa sera siamo a Chioggia per portare questa sensibilizzazione alla sicurezza stradale e l'utilizzo dei veicoli e delle tutto quello che riguarda la circolazione stradale, avere più coscienza e stare più attenti e avere rispetto delle regole del codice della strada. Che sarebbe fondamentale imparare e mettere certo, in pratica. Certo, noi da tanti anni siamo convinti che l'educazione stradale sarebbe utile anche nelle scuole. Noi come polizia locale, però non è obbligatoria, su volontariato andiamo a fare sicurezza stradale nelle scuole, sia nelle elementari, primarie fino alle superiori. E sarebbe, come diceva il comandante, una cosa fondamentale, perché l'educazione stradale non è mai troppa. Non è mai troppa, naturalmente i giovani bisogna curarli da piccoli, perché sì, anche dall'asilo, ecco. Noi abbiamo fatto anche attività nelle scuole materne e si vede che i bambini sono molto attenti a queste cose. E dopo reprimono i genitori, perché se sono in macchina con i genitori, sì. Dopo guarda papà che sei passato col rosso. Succede a volte che i genitori non ascoltano i piccoli, che sono più attenti a volte dei genitori, perché imparano prima. Esatto. Cosa? In cosa consisterà questa sera? Questa sera naturalmente noi siamo qui con dei gazebi, abbiamo dei simulatori che i ragazzi e anche gli adulti possono usufruirne per capire un po' sono simulatori che possono essere variabili, nel senso che poi fare in modo che uno possa aver bevuto, non so, una birra. Si trova in condizioni di difficoltà. Sì, di difficoltà, e lì si vede proprio la difficoltà di guida quando uno ha assunto magari o due bicchieri di whisky oppure due birre. Cose che si sottovalutano. Esatto, esatto. Si annebbia la vista, la strada si restringe. I riflessi non sono gli stessi. E più delle volte vanno fuori. E si fanno male. E si fanno male. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.